con il numero uno dei paparazzi della Dolce Vita, Carlo Riccardi. Buonasera maestro, benvenuto. Già pronto con tanto di macchinetta fotografica. È rimasta proprio, rimane sempre un grande amore, una grande passione. Come fa l'uomo? Le microfon, grazie. Non è microfonato Riccardi? Sì, l'ho perduto. Bene, ritroviamolo. Eccolo qua, prego. Ho 5 bypass e un obiettivo fotografico. È la mia vita. E chi ha contribuito a questi bypass? Tutti i vari personaggi che nel corso della tua carriera si sono alternati, perché tu ne hai incontrati tantissimi. Tra l'altro sei proprio stato definito l'uomo dei sei papi, perché tu hai incontrato da Pio XII fino ad arrivare a quest'ultimo papa, Papa Ratzinger, Giovanni XXIII, Papa Wojtyla. Ne ho fotografati sei, però ne ho visti sette. E un altro sicuramente, perché ho già fotografato tutti i cardinali che saranno presenti nel futuro. Ecco qui infatti Carlo Riccardi, i tempi belli della vita. Qui proprio c'è una foto con Papa Ratzinger. Senti, torniamo indietro nel tempo, parliamo della Dolce Vita, quindi di questo mondo del cinema, questa magia con questi personaggi, questi grandi divi hollywoodiani, da Liz Taylor a Marlon Brando. Grazie, metto in posa maestro. I suoi occhi sono bellissimi. È la Dolce Vita, è negli occhi. È stata un'invenzione di Federico la Dolce Vita, non c'è mai stata. Perché tra l'altro, a proposito di Fellini, tu sei proprio stato il fotografo prediletto di Fellini. Io incontrai Federico il giorno dopo che sono entrati gli americani a Roma. Sono andato a Piazza di Spagna perché mi chiamò il grande che ha fatto Via Condotti e adesso il figlio del presidente di Via Condotti. E non è pubblicità, perché io feci delle fotografie a questo sarto che vestiva il reale, vestiva tutti i più grandi personaggi. Mi chiamava, difatti una volta mi chiamò e dice: vieni, c'è un giovanotto che ha fatto un bel film, devi fare una foto. Io sono corso lì, andavo in bicicletta, all'epoca le macchine non c'erano, almeno per noi. E andavo, dovevo andare in un altro posto, però di corsa sono andato lì, entro a Via Condotti nel locale di questo Battistoni e c'erano due davanti allo sgabuzzino dove lui faceva, vestiva, spogliava, insomma, quando doveva mettere i vestiti addosso alla gente. Ho fatto: scusi, ma dove sta questo attore? Sta dentro, ma non si può entrare. Ah, va bene, ho girato intorno, ho infilato la macchina dentro, ho fatto la fotografia. E chi era? Aveva fatto il film più famoso del mondo, sui mafiosi. Lei non lo sa chi è il più grande attore americano? Alan Ladd. Vistosi fotografare, la prima cosa tirò un cazzotto che arrivò a 2 centimetri dal naso, che per fortuna due gorilla mi avevano tirato via dal pugno. E why you take me picture, son of a bitch? Perché mi hai fatto questa fotografia, figlio di una... Ecco. Eccetera, eccetera. Who called you? Chi te l'ha detto di... Him. Ho indicato chi mi aveva chiamato, che era il proprietario, e lui: ma no, io no. Now, you can give this picture. Oggi uno ci avrebbe fatto $200,000, eh? Ecco, perché tu tra l'altro sei stato sempre professionalmente molto corretto, perché ho letto che addirittura una volta Marlon Brando ti disse: riconosco quella che volta sei un grande professionista, ma per favore non pubblicare le mie foto. E ho obbedito. E poi hai fatto così. Nessuno ha mai visto queste foto. Ecco, oggi sarebbe andata un po' diversa, visto i fotografi che ci circondano. Senti, mi racconti di quando hai fotografato Greta Garbo, che è arrivata per la prima volta in Italia? A dire la verità, mi ha chiamato un mio cugino
che lavorava al caffè di Parigi. Dice, guarda, viene un'attrice così così e va a quell'albergo lì. Io ho preso un taxi, ma non era un taxi con la licenza da taxi, era uno che faceva questo servizio e mi chiamava quando andavano gli attori negli alberghi. Carletto, vieni, c'è questo. Era lui che mi faceva. E che cosa è successo quando l'hai vista? L'ho fotografata. Ma il bello è che questa attrice ha fatto fare più soldi di tutti ai fotografi. Sì, ma com'era? Che, come donna, magnetica, bella, sensuale? Era come lei. Beh. Cioè, maestro, se mi dici così, io stasera proprio cammino a 20 metri dal pavimento, voglio dire. Ma non lo dico io, la stanno applaudendo da quando lei è arrivata qui. Tutti amici. No, ma lei, glielo dico io che me ne intendo. Io ho conosciuto Sofia Loren a 18 anni. Ero solo a Via Veneto, non c'era nessun fotografo, c'era solo io. I fotografi se li sono inventati quando stavano preparando il film. È stato Lugarini che, avendo letto che Ennio Flaiano, che ha scritto la storia, parlava di un fotografo che stava a Via Veneto dal 1940, c'erano anche ancora i fascisti, era già lì a fare le fotografie. E lo mise nello stralcio che lui è stato lo sceneggiatore del film, no? Quando Lugarino ha visto che c'era un fotografo, è lui che si è inventato i paparazzi. Beh, e poi ha anche fotografato Tyrone Power che festeggia l'addio al celibato prima di sposare Linda Christian. Veramente una vita fatta proprio di grandi episodi. Vorrei solo far vedere un attimo la foto di Liz Taylor, una delle mie attrici preferite, da te immortalata. Guardate che spettacolo, cioè una proprio delle più grandi vive in assoluto. Veramente, Carlo, grazie, io faccio rivedere ancora I tempi della bella vita. Ti aspetto una prossima volta, perché c'è tanto tanto da raccontare. La tua vita proprio veramente fatta di grandi episodi. Grazie. Grazie. Dopo mi ha detto che assomiglio pure a Greta Garbo. Puoi fare tutto. A Confidenzialmente con Carlo.